Sì. Buongiorno a tutti, sono Nicola Maccanico, sono vicepresidente dell'Associazione Civica e introduco in sostanza per intanto ringraziare Ferdinando e tutti i relatori che sono qui e che ci accompagneranno in una discussione su un tema molto utilizzato, che è quello del digitale, però finalmente secondo me stiamo entrando in un mondo che affronta questo tema non in termini futuristici ma in termini contemporanei, anche perché uno dei problemi del digitale è proprio questo, cioè che a forza di viverlo come una prospettiva ci siamo immersi all'interno del digitale e per certi versi siamo anche in ritardo. Come Associazione Civica noi siamo molto contenti di arrivare al terzo evento sostanzialmente che parla del mondo digitale nel corso dell'anno, perché abbiamo presentato il nostro rapporto appunto Social Museum, che parla del rapporto tra social network e musei. Abbiamo fatto proprio la scorsa settimana un incontro sulla capacità dell'economia digitale di creare posti di lavoro e oggi parliamo di valorizzazione e conoscenza collegata al diritto d'autore e chiaramente il patrimonio culturale e il mondo digital, che sono sostanzialmente due luoghi che possono veramente interagire. E credo che sia importante, proprio perché il digitale oggi è alla base di alcuni fenomeni che stiamo vivendo e dobbiamo saperlo, cioè noi siamo abituati a immaginare che quello che accade in alcune democrazie è figlio di un impazzimento generale, ma così non è, perché purtroppo ad oggi il digitale, che ha generato tante aspettative, non è stato in condizione complessivamente di creare più posti di lavoro, anzi, sono più le persone che hanno perso i posti di lavoro di quelli che ne hanno guadagnati grazie al digitale, ed è vero che si sono create delle immense fortune, ma sono delle immense fortune per pochi. E quindi il tema di come portare il digitale in un mondo di valorizzazione, ma non solo appunto da un punto di vista del diritto d'autore, ma di valorizzazione sostanzialmente delle vite di tutti noi, con un maggiore equilibrio, con un maggiore equilibrio e una maggiore dispersione in qualche maniera e divisione delle ricchezze potenziali, è un tema molto forte. E da questo punto di vista parlare appunto del mondo della cultura ha altrettanto valore, perché quello che noi abbiamo già capito ampiamente come Civica è che valorizzazione e conoscenza sono alla fine la stessa cosa e sono un'evoluzione della conservazione, e il modo per creare conoscenza più economico e funzionale al nostro tempo è proprio il mondo digitale, e in questo modo noi possiamo attraverso la conoscenza valorizzare e creare, perché no, opportunità di lavoro, che deve essere sempre il punto finale di tutto il nostro lavoro. Come fare in modo che il diritto d'autore sia un asset e in qualche maniera uno strumento di diritto in grado di evitare dispersioni ma al tempo stesso di non limitare questa evoluzione? Questo non ve lo dirò io, ma ve lo possono dire in maniera assolutamente più compiuta e autorevoli i relatori di oggi, che nel salutarvi ringrazio ancora una volta. Buona giornata e buon lavoro.